C'è una tragedia accaduta un po' di tempo fa. Se ne è parlato molto quando era notizia da telegiornale, poi dimenticata, mai più ripresa. È una tragedia che riguarda bambini. E mentre nelle prove stavamo raccontando, a un certo punto Fabio e tutti noi, insomma, ci siamo fermati perché temevamo che proprio in una trasmissione di parole, questa volta le parole dovevano essere protette, silenziose, quasi lontane dall'empatia perché troppo dolorose. Però poi a rompere gli indugi e raccontare della tragedia di Beslan sono state le parole della presidentessa e mamma dell'associazione Mamme di Beslan, che ha avuto un figlio morto in questa tragedia. Ebbene, ho chiesto: signora, ma che prudenze devo avere? La prudenza di raccontare tutto, mi ha risposto. E quindi si è deciso di raccontare di quel primo settembre 2004. Beslan, città dell'Ossetia del Nord. Cerimonia della prima campanella. In Russia la cerimonia della prima campanella è qualcosa in più del primo giorno di scuola, è una festa collettiva. Ci vanno tutti, gli ex allievi, le famiglie, i nonni, gli zii, insomma, è un vero e proprio rito. Funziona così: il più grande allievo dell'ultimo anno di scuola porta sulle spalle il più piccolo del primo anno e gli fa suonare una campanella. Quel giorno ci sono davvero tante persone e quando i bambini, i più piccoli, quelli del primo anno, finiscono di scendere le scale, si sentono dei rumori, degli scoppi, e vedono comparire delle persone mascherate. Le persone, d'improvviso, come dire, pensano che siano dei detenuti scappati. La parte maggiore crede, degli artificieri, dei fuochisti, insomma, che siano fuochi d'artificio quei colpi, dei petardi. Invece no. Sono sventagliate di mitra. Costringono le persone a entrare tutte in palestra. Più di 1.000 persone, la maggior parte bambini, entrano tutti in palestra, costretti. Dovete immaginarvi, o almeno così ho provato, a una piscina di una piscina comunale, lo spazio di una piscina comunale. Ecco, questo era il perimetro di quella palestra, tutti lì ammassati. Il pensiero di tutti è che quel gruppo di persone siano terroristi ceceni. Loro sono seti, cristiani, fedeli al governo russo e vicino c'è il massacro ceceno. E quindi intuiscono essere loro. 16 giorni dopo, infatti, ci sarà la rivendicazione di Basayev, il capo ceceno. In palestra ci sono bambini che vanno dai 7, 8, 9, 10 anni, sino ad adolescenti. Ci sono bambini soli e quindi hanno paura. Ci sono altri che sentono il dolore delle madri, l'ansia delle madri, e quindi frastuono, pianti. I terroristi continuano a sparare in aria. E il pianto che non smette. E a un certo punto una persona trova coraggio, si avvicina a uno di loro e dice: forse è meglio non sparare, così i bambini smettono di avere paura. Questa persona viene presa, messa al centro della palestra e gli sparano un colpo in testa. E la palestra cade nel silenzio. I bambini riconoscono quel suono terribile. E il gruppo a quel punto approfitta del silenzio per annodare le retine dei cesti da pallacanestro e le riempiono di bombe, queste retine. E poi collegano una retina all'altra retina. Appendono a questa fune come dei salami, altri ordigni. Sono 30 terroristi. Ci sono due donne. Raccolgono tutti i maschi adulti e chiedono di organizzare una sorta di barricata. Fuori già è arrivato l'esercito e quindi è come se si organizzassero ad un assalto.
costringono gli uomini a prendere le scrivanie, le cattedre, gli armadietti, le sedie, i banchi e fare delle barricate. Poi li portano tutti in una stanza, li costringono faccia al muro e mani sopra la testa. E queste donne che avevano delle cinture di esplosivo si fanno saltare in aria, facendo morire così tutti gli uomini. Viene mandata un medico che era lì presente, viene mandata come ambasciatrice delle rivendicazioni, o quantomeno delle richieste dei terroristi. E questa donna ha un figlio sequestrato, quindi va e ovviamente non può che tornare. Sul foglietto che porta le autorità c'è scritto: vogliamo negoziare con il presidente della Repubblica dell'Ossetia del Nord. Se qualcuno di noi viene ucciso, ammazziamo 50 persone. Se qualcuno di noi viene ferito, ammazziamo 20 persone. Se 5 di noi vengono uccisi, facciamo saltare in aria la scuola. Se staccate l'elettricità per più di un minuto, ammazziamo 10 persone. Lei riesce a dire, tra l'altro, mentre è lì a consegnare questo foglietto, dice: non sparate, perché la palestra è completamente minata e poi state dando dei dati sbagliati. Alla radio si è sentito che ci sono, che dite che ci sono 300 ostaggi, non è così, più di un migliaio. In realtà il governo russo lo fa apposta, dichiara che ci sono 300 persone per cercare di abbassare la tensione mediatica internazionale, come se questa cosa potesse danneggiare l'immagine del governo. Non fa nient'altro che peggiorare la situazione, perché i terroristi questa cosa la sentono come un'accusa ennesima e quindi si innervosiscono e se la prendono con gli ostaggi. Non c'è cibo, non viene dato cibo ai bambini. E c'è tantissimo caldo. È settembre e in Ossetia fa davvero caldo. C'è una mamma che ha appena fatto... sta svezzando suo bambino, il suo piccolo bambino, e quindi ha il seno gonfio di latte. Ci sono dei bambini intorno a lei che riescono a bere il latte e dal suo seno, tranne suo figlio che è grande e ha imbarazzo, ma lei si ricordava di un cucchiaino e infatti riesce a trovare questo cucchiaino in palestra e diventa il suo tesoro, perché quel cucchiaino riesce a darlo a bambini che avevano imbarazzo ad avvicinarsi al seno. Il caldo è enorme, sono ammassati l'un vicino all'altro e si spogliano, restano mutande, restano col minimo per essere decenti. E accade che i terroristi permettono in un primo tempo di andare in bagno a gruppi di 10, poi lo vietano. E iniziano a utilizzare la tortura peggiore, vietano l'acqua, decidono di utilizzare la sete come strumento di estorsione, tolgono l'acqua ai bambini, ma i bambini sanno dove è il bagno e sono assetati, quindi vogliono andare. I terroristi però dicono alla Risa: se un solo bambino va a bere lo ammazziamo sul posto. Ma come fai a spiegarlo? La Risa a quel punto gli viene un'idea e dice ai bambini come un segreto: l'acqua è avvelenata. A quel punto i bambini ci credono e non fanno più storie. Viene spedito Aushev, politico in qualche modo rispettato anche dalla parte cecena, e per mediare. Ad Aushev viene data la possibilità di poter portare via dalla scuola i neonati, i bimbi piccoli che avevano accompagnato, erano con le mamme che accompagnavano i fratelli più grandi, o a volte si trovavano lì maestre o semplicemente cittadini. C'è Fatima che ha una bambina e quindi sta uscendo con tutte le altre madri, ma ha altri due figli di 10, uno di 10 e uno più piccolo, e allora cerca di portarsi anche loro, ma è vietato, solo i più piccoli, solo i neonati possono uscire. Lei implora che non può abbandonare due figli e andare con la bambina. Glielo vietano. Allora prende la sua bambina e gliela dà in braccio ad Aushev e fa uscire lei. E lei sta con gli altri due. Morirà insieme ai suoi figli
qualche giorno dopo. 26 in tutto vengono liberati dalla mediazione di Auschwitz. Con questo calore, con questa compressione che si ha in palestra, non resta altro che poter contare sulla pipì. La pipì è l'ultimo liquido possibile, rintracciabile, per poter sopravvivere. Una ragazza racconta così: ci hanno portato dei secchi per farci fare la pipì. Inizialmente i ragazzi più grandi si rifiutavano per la vergogna. I più piccoli invece non riuscivano più a tenerla e correvano verso i secchi per liberarsi. Ormai eravamo diventati come bestie. Un ragazzo di circa 16 anni stava seduto davanti a me. A un certo punto si è sdraiato per terra e io gli ho detto di appoggiarsi alle mie ginocchia. Sentiva che sarebbe morto in poco tempo per la mancanza di acqua. Allora gli ho detto che gli avrei portato della pipì da bere. Gli ho detto che avrebbe dovuto berla senza riflettere, che doveva comportarsi da adulto. Sono circa 36 ore senza bere e senza mangiare. E per noi è difficile immaginare che cosa porta la sete. Debito di ossigeno, i muscoli ti fanno male perché producono acido lattico, insufficienza respiratoria, tachicardia. Ogni ora che passa per i terroristi è comunicare all'esterno che si sta togliendo sete, si stanno disidratando bambini. Alle 13:04 fanno saltare la prima bomba. La prima bomba genera immediatamente panico. Chi si salva dall'esplosione scappa, cerca di prendere i bambini e uscire fuori. E chiede all'esercito russo di non sparare, perché da fuori, quando hanno sentito la prima esplosione, iniziano a sparare e dicono che ci sono molti bambini e molte persone sulla linea di tiro, ma niente. L'attacco russo continua e c'è una seconda esplosione, una potente esplosione, e la seconda esplosione comporta un'altra volta un altro attacco militare. Vengono portati i superstiti dai terroristi, vengono portati in mensa. A quel punto la terza bomba, che fa crollare la palestra, costringe i terroristi, anzi non costringe per niente, i terroristi decidono di fare la peggiore delle cose possibili. Prendono i bambini, ordinano alle madri di prendere i loro figli e di metterli sui davanzali. Sui davanzali delle finestre. E loro dietro. E dicono di agitare le mani per far vedere che ci sono bambini. Ma i carri armati russi per 3 volte scaricano proiettili contro le finestre. 3 scariche dei tank russi. Non solo, ma usano anche lanciafiamme, vietati tra l'altro dalla Convenzione di Ginevra. I terroristi usano bambini per difendersi e l'esercito aveva l'obiettivo di abbattere i terroristi non curandosi degli ostaggi. Sembrava la stessa storia del teatro russo, Dubrovka, quando le truppe russe usano il gas per uccidere terroristi e ostaggi. Sembra quasi che l'obiettivo sia: noi non ci intimidiamo. L'obiettivo è abbattere. Poi chi è vittima poco importa. Non si sa a oggi ancora chi è stato a dare l'ordine di sparare contro le finestre, chi è stato a dare l'ordine di sparare nonostante si vedesse che dietro c'erano bambini. ...334 morti, di questi 186 bambini, quasi 10 classi finite in un attimo con l'esplosione della palestra. In 66 famiglie muoiono da 2 a 4 persone,
17 bambini rimasero completamente orfani, 810 persone riportarono ferite invalidanti a 479 bambini, 44 in età prescolare, 163 feriti gravi, di cui 97 bambini, 72 bambini e 69 adulti rimasti invalidi per sempre, tutti terroristi morti tranne uno condannato all'ergastolo. L'inchiesta fatta al Parlamento russo dava tutte le colpe ai terroristi. In realtà i familiari dei bambini vogliono conoscere anche le responsabilità, le incapacità da parte dell'esercito russo, quello che è successo. Vogliono capire fino in fondo come è stato possibile avere così poca cura. E c'è una persona, Ramonov, che in una sezione del cimitero di Beslan, che si chiama Città degli Angeli, dove sono sepolti tutti i bambini morti in questa tragedia, ha posizionato su tutte le loro tombe delle bottiglie d'acqua, non fiori ma bottiglie d'acqua, quello che gli è stato negato, quello che li ha portati a... E Ramonov è lì perché c'è la sua figlia, che è morta a 15 anni, e ci va ogni giorno, ci va ogni pomeriggio, ogni sera, talmente tanto che la comunità di Beslan ha chiesto a lui di poter diventare il custode di quel cimitero. E lui ha risposto: questo non è un lavoro, io vivo qui per badare ai bambini. A distanza di quasi 8 anni, i parenti delle vittime non hanno mai smesso di cercare la verità. La storia non può chiudersi con un applauso. C'è la signora Dudieva, Susanna Dudieva, che è la presidente dell'Associazione Madre di Beslan. Vieni, Roberto. A cui, con grande pudore evidentemente, vorrei chiedere che cosa si aspetta dalla sua battaglia, qual è lo scopo della sua battaglia. Io non so che cosa possa essere chiamato scopo, obiettivo, come ogni mamma l'obiettivo è quello di crescere il proprio figlio e vedere i risultati del suo lavoro, della sua fatica nell'educarlo. E quando una mamma non vede tutto questo, allora tutta la sua anima e tutto il suo scopo si racchiude nel cercare di capire che cosa è successo. E diciamo, non può, magari può non esserci uno scopo, ma c'è la responsabilità che ogni mamma ha per il bambino che ha partorito, la responsabilità dei sogni, dei desideri. Per questo io, le mie amiche, i miei amici, donne, uomini, mamme e padri che hanno avuto figli morti nella tragedia di Beslan, abbiamo deciso che dobbiamo essere responsabili di fronte ai nostri figli e dobbiamo sapere, conoscere come mai è potuto accadere che uno Stato così forte, con strutture che hanno come obiettivo quello di garantire la sicurezza, abbiano permesso che si verificasse una tragedia così tremenda, con un numero così elevato di ostaggi. Come mai è potuto succedere che un atto terroristico che era stato previsto per tutto un mese, ci sono stati dei preavvisi da parte delle autorità russe con delle informative
cifra alte secondo le quali ci sarebbe stato un attacco terroristico, informazione sul fatto che un atto terroristico sarebbe avvenuto nella Ossetia del Nord con numerosissimi ostaggi, che era assolutamente necessario rendere sicure le scuole, i punti e i luoghi di riunione delle persone. Nonostante tutto questo, hanno permesso che succedesse la tragedia, le autorità non hanno reagito e anche i servizi di sicurezza federali non hanno reagito, la direzione della nostra, la dirigenza della nostra Repubblica, e noi continuiamo ad essere indignati per il fatto che sia stato possibile consentire che avvenisse un atto terroristico del genere. E anche l'emergenza è stata gestita senza responsabilità, in maniera del tutto irresponsabile, con una negligenza totale, e fino ad oggi noi non vediamo nessuna punizione, nessuno è stato punito e non sono stati fatti i nomi delle persone che sono responsabili della sicurezza e coloro che non hanno adeguatamente gestito le operazioni di salvataggio. Come lei comprende, non è possibile farle delle domande, non c'è per questa storia nessuna domanda accettabile, secondo me. Questa però è una trasmissione, come lei ha visto, in cui abbiamo chiesto ai nostri ospiti di portare una parola. Posso chiedere anche a lei qual è una parola che le è particolarmente cara e che custodisce tutta questa storia? Per me la cosa più importante al mondo è la parola figlio, bimbo. Io accompagnai a scuola due dei miei figli, mio figlio di 13 anni e mia figlia, ormai studentessa dell'istituto, di 19 anni. Mio figlio è morto, mia figlia Zarina è ancora viva. E nella mia vita io continuo ad essere madre per mia figlia, che è viva, e continuo ad essere madre per mio figlio, che non c'è più, ma che continua ad essere nella mia vita, nella mia mente, nella mia memoria. Io ritengo che noi tutti genitori in questo mondo, noi siamo tutti genitori al mondo, noi abbiamo dei genitori, e per i genitori è la cosa più importante della vita il bambino, è ciò che dà la forza di vivere ed è la persona che ti costringe a vivere. Ora io vivo grazie alla memoria di mio figlio, tutto ciò che io faccio, io cerco di aiutare in tutte le maniere possibili i bambini che sono sopravvissuti, e tutto ciò lo faccio in memoria di mio figlio, ed è mia figlia che mi dà la forza di continuare a vivere, che per fortuna è rimasta in vita, riportò delle ferite, e adesso è veramente una grande gioia per me il fatto che Zarina si è sposata e aspetta un figlio, e due persone che mi sono molto vicine, quindi mia figlia e il mio futuro nipote, nipotino, mi infondono tanta felicità nell'animo, ed è ciò che mi costringe a vivere, mi costringe ad andare avanti, ad essere comunque felice, a gioire, e io penso che questa sia la parola più forte e il sentimento più forte.